Ciao, siamo qui con Alessandro Casella, direttore artistico del Micacrep, nonché responsabile di questa splendida Accademia del Burlesque. Buonasera Alessandro, Ciao. in questo periodo ho avuto una rivalsa su molti spettacoli alla moda negli studi. Da cosa è stato lei che ha in qualche modo introdotto il burlesque a Roma? E cosa credi abbia spinto questa nuova corrente a passare così tra i giovani? Credo che sia dovuto al fatto che sempre più giovani vanno a cercare qualcosa che riguarda passare molto in fondo, perché credo che questo sia stato fatto in passato in modo entusiasmante, in modo entusiasmante, in modo in cui si funzionava, in modo in cui sono registrati i dischi dell'epoca, in modo in cui i film venivano fatti, in modo in cui il teatro veniva fatto, così anche dall'estero, nel modo in cui veniva messo in scena, era un metodo che oggi è dimenticato. L'Accademia del Burlesque nasce quando, precisamente? L'Accademia del Burlesque nasce 3 anni fa, insieme la responsabile dell'Accademia, insieme a Mademoiselle Agathe, per 2 anni. Io ho fatto il dottorato di una supervisione da direttore artistico. Dopo questi 2 anni, Mademoiselle Agathe ha deciso di interrompere questo rapporto con l'Accademia, e io ho preso direttamente la professione. E ho creato, diciamo, come si può dire, una vera e propria accademia, nel senso che ci sono più insegnanti che sono materie diverse, ci sono più orari, c'è una rete da pagare, insomma, c'è tutto quello che fa una struttura formativa. Perciò abbiamo Rizzi da Monda, per quanto riguarda l'arte della tecnica del tedesco, Matteo D'Arasco, che è un regista a livello internazionale, bravissimo, che abbiamo riporto per creare il personaggio, diciamo, all'interno della storia del forno. Abbiamo Stefano Taiuti, il coreografo ballerino a livello mondiale, che è un grande ballerino, non solo, ma anche un grande direttore, che si occupa invece proprio del movimento formativo che fa sul palcoscenico. Poi io mi faccio un po' di cioè le storie della musica di questo spettacolo. Quindi le ragazze hanno direttamente la possibilità, facendo le lezioni e frequentando l'Accademia all'interno del MICA, di essere messe in mostra e di fare lo spettacolo nel luogo in cui nasce la loro Esattamente. ricerca artistica. Questa è una delle cose, secondo me, che rendono poi questa esperienza unica, perché l'esperienza di non solo di andare a fare appunto le prove, di formarsi, ma poi avere subito, immediatamente, la possibilità di metterla in scena e di vedere la reazione del pubblico, perché parlando di burlesque, cioè non parliamo di un cantante, una ballerina classica o un ballerino moderno, ma così come un musicista. Il problema di tutte queste arti è proprio quello di mettere in scena qualcosa di proprio, cioè di riuscire ad arrivare a un punto, ci vuole un anno. Il burlesque invece è one woman show, cioè è la donna che fa questo spettacolo, decide la sua biografia, decide la musica, decide i costumi, decide praticamente quello che vuole essere in quel momento da rappresentare per il palcoscenico e per il pubblico. Noi chiaramente siamo semplicemente dei tutori, cioè cerchiamo di portare questa loro idea a un livello che sia adatto appunto per essere in successo. Scelto di partecipare alla selezione dell'Accademia del Burlesque. E sono sempre stata affascinata da tutto l'immaginario retro, se vogliamo. Venivo comunque da altre esperienze artistiche legate alla danza, al musico e al canto. Quindi il mio background è comunque in qualche modo legato all'estetica di oggi. Quindi il burlesque comunque come una forma di espressione, Sì. qual è l'aspetto che ti appassiona principalmente di questo? Secondo me la parte più interessante è poter creare, perché ogni performer può inventare il suo numero completamente, in modo completamente indipendente. Puoi immaginare la coreografia, disegnare il costume, quello che tu fai è ideato da te, quindi non stai interpretando una parte che ti ha dato la luce. Quindi ognuna di voi mette qualcosa di molto personale, soggettivo Mette in dentro. scena, crea il proprio numero da sé, ovviamente. Ci sono delle regole entro le quali bisogna restare per evitare di cadere nella volgarità piuttosto che
nella banalità della performance. Sappiamo che il burlesque si gioca in un bilico tra l'ironia e la sessualità. Come si fa a rimanere sempre in questi campi? Non è semplice. A parte che adesso si fa un po' di tutto, quindi comunque il burlesque sta vivendo una nuova, una rinascita, e in realtà si va anche un po' oltre quello che è il burlesque classico. Diciamo che è importante mantenere lo stile retro, ad esempio, del movimento, che è diverso dal tipo di danza che può fare una ballotta o